territorio è letteralmente, diciamo così, a portata di mano, lo puoi quasi toccare dal finestrino. È un sistema di visitare il territorio e di capirlo veramente che possiamo dire tranquillamente non ha pari. Sotto di noi Prato della Valle si apre, inconfondibile, e tutto a Padova sembra a portata di mano. Emerge la chiglia rovesciata del Salone, l'abbraccio dell'ansa del Bacchiglione attorno a cui nacque la città dai tempi di Antenore e anche prima. In un attimo, due virate, e si è di fianco ai Colli Euganei, alla Rocca di Monselice, e basta gettare uno sguardo un po' al di là, che appare la Bassa, i suoi campi, le sue strade dritte, non mancano i capannoni. Tutto chiaro, in meno di 10 minuti di volo con iuvolo.eu. In Italia si deve sicuramente sviluppare questa idea di turismo. Sono d'accordo sul fatto che gli italiani spesso e volentieri vedono l'aereo solo come un mezzo di spostamento. Noi vediamo l'aereo che, oltre a un mezzo di spostamento, è un mezzo che è in grado di regalare emozioni. Se voi ci pensate, quando andate negli Stati Uniti o in altri posti, la prima cosa che cercate di fare è il volo sul Grand Canyon, no? Perché non il volo allora su Venezia, su Padova, sul Lago di Garda o sulle Dolomiti? Quindi crediamo veramente che possa avere delle forti possibilità di sviluppo. In fondo arriva al cuore dell'Allegri, aeroporto a volte dimenticato, ma che potrebbe essere utilissimo anche per unire piccole piste, luoghi importanti però nell'Italia delle centro città, come per esempio un Padova Matera che sembra molto attraente. So che loro hanno anche intenzione di fare, come ho detto prima, collegamenti con voli con città, tipo partono con Matera, che è capitale della cultura, e il prossimo anno speriamo saremo noi, tra 2 anni, anzi non il prossimo anno, per cui tutte cose interessanti che arricchiscono l'aspetto culturale e strategico e turistico della città, cose molto interessanti. Si atterra, si passa il Bacchiglione e in un secondo si tocca l'asfalto. Non si deve andare in centro città perché si è già in centro.